Mauro Giannetti, allora, amaro, dolcissimo amaro, perché all'inizio sembrava andare tutto alla grande, poi come commenti? Beh, è chiaro che terminare con un quarto posto, una gara dominata praticamente da Tadej Pogačar, perché l'abbiamo visto dal primo passaggio sul Quaremont con una squadra che ha chiuso sulla fuga, abbiamo concentrato le forze e le energie per lui e lui ha preso in mano la situazione con grande responsabilità e con grande abilità. E poi questa volata un po' così, un po' caotica, che si è complicata a 250 metri dall'arrivo col sopraggiungere dei corridori che arrivavano da dietro, Van Barle e Madouas, gli ha un po' impedito di finire almeno secondo, quindi di giocarsi la volata a due con Van Der Poel, che era il suo contender più importante di oggi, quindi che poi ci sta anche di perdere una volata da Van Der Poel, anzi ci mancherà. Ma hanno esitato troppo, Tadej anche ha esitato troppo per rischiare di vincere fuori. Ma sai, podio, è chiaro che Tadej in quel momento doveva mettere sotto pressione Van Der Poel, perché Van Der Poel aveva perso l'anno scorso, quindi doveva metterlo sotto pressione e ha provato a metterlo sotto pressione sperando che partisse in volata forse un attimino prima. Mentre Van Der Poel è stato freddo fino all'ultimo e ha iniziato la volata proprio al momento in cui la doveva iniziare, incurandosi proprio anche di chi stava arrivando. Come ricordavi prima, Tadej si è mosso da lontano, Trentin però ci ha detto che è mancato anche lui un po' all'inizio, quando vi siete fatti prendere un po' di sorpresa da quel contrattacco, di quella fuga così numerosa. Cosa ma sai, sappiamo che abbiamo una squadra un po' decimata dalle energie, Trentin non al 100%, addirittura Michael Berton che non è potuto partire, Ackermann, Odek, cioè i corridori, Joel Sutter, i corridori per queste gare li abbiamo un po' KO. Io credo che invece Trentin ha fatto veramente un'ottima gara, magari non è riuscito a rimanere in quella fuga, però forse col senno di poi è stato più utile essere dietro e dare una mano a chiudere, perché non siamo sicuri di che altre squadre avrebbe potuto fare il lavoro che abbiamo fatto noi per chiudere, perché anche la stessa Alpecin non era rimasta con molte forze, per cui magari con un Trentin davanti non sarebbe più rientrato un po' la... quindi io credo che invece Matteo dovrebbe essere molto più soddisfatto della sua gara, ha fatto un'ottima prova. Ultima domanda, Mauro, prima volta per Tadej qui al Fiandre, esperienza quantomeno, diciamo così, per essere diciamo ottimisti visto comunque l'amaro appunto del finale, cosa gli dirai nel suo pullman adesso? Ma io gli ho già detto subito dopo l'arrivo, sorridi, sei stato il più era forte in gara. Ci sta che era che ma fosse ci sta, dopo 270 km aver dominato, perché ha dominato la corsa e giungi solo quarto, tra virgolette, io non l'ho mai fatto, magari l'avessi fatto al Fiandre, quindi ci sta la delusione, però è stato straordinario, credo che il pubblico abbia apprezzato lo show che ha fatto Tadej oggi, quindi quello che ha fatto vedere oggi ancora una volta è da grande campione. Ti ringrazio, Mauro, ciao.